Eder, Mech, Pallister. Dalla seconda autopsia sono venute fuori una serie di lesioni non riscontrate nella prima autopsia. Per quanto riguarda lo scheletro, l'unica anomalia riscontrata, la professoressa Cattaneo ci ha mostrato questa vertebra, la seconda toracica, che ha appunto una rima di frattura, e questo è quello, diciamo, che ci dà lo scheletro. In aggiunta a questa lesione dello scheletro vi sono, passando alla parte istologica, tutta una serie di altre lesioni che vengono sia dalla seconda autopsia che dalla prima. La seconda autopsia infatti ci porta anche una lesione sotto la mano destra, una piccola lesione sopra lo sterno, e queste lesioni si aggiungono quindi a quelle già analizzate, che noi abbiamo rivisto insieme, dalla prima autopsia, dove abbiamo infiltrazioni emorragiche a livello cerebrale, infiltrazione subpleurica e l'infiltrazione al labbro. Questo, diciamo, è il quadro della lesività che presenta il cadavere di Liliana. Per la distribuzione e la morfologia, il quadro complessivo delle lesività unito a vi ricorderete, Liliana aveva una presenza copiosa ematica sul volto, che noi non ritroviamo sul vestito. E vi ricorderete che i vestiti di Liliana sono pulitissimi. Quindi questo, il quadro lesivo unito all'assenza di sangue sia sui vestiti, sulla superficie vegetale, questo contrasta tantissimo con ipotizzare una caduta accidentale, anche perché vi ricordo che Liliana aveva le mani pulite e ancora una volta i vestiti puliti. Questo è la nostra ipotesi. Le infiltrazioni sono tutte perimortali, sono state chiaramente descritte perimortali, tutte. Per quanto riguarda la SHAD, sì, non sarà sicuramente possibile, perché sapete, il cadavere c'è stato, la bara non era zincata, per cui non c'era materiale. Questo che sto parlando di lesività, no, devo andare contro quello che è stato riportato, perché il quadro lesivo è un quadro per, ripeto, distribuzione e morfologia che è importante. La frattura comunque è una rima di frattura che il professor Fineschi ci riporta a essere una frattura e comunque sarebbe stata dolorosa. Questa rima di frattura è stata descritta dalla professoressa Cattaneo per immortale, e quindi sarebbe stata, avrebbe dato molto dolore, quindi, molto questa frattura, dolore. Ed è perimortale. Come tutte le altre lesioni sono positive alla glicoforina, tutte perimortali. Il medico legale, sempre di parte civile ovviamente, del marito era Barisani, ed è stato lui proprio il primo a indicarci durante la prima autopsia che quelle lesioni erano incompatibili con una caduta. E abbiamo avuto, ecco, anche modo di parlarne insieme con Barisani. Anche lui sostiene che queste lesioni non sono incompatibili con una caduta. Quindi l'idea era questa. Certo che noi dobbiamo avere il massimo rispetto, perché la relazione ancora non è finita. Quindi noi, questo ovviamente è quello che sicuramente porteremo avanti. La Cattaneo concluderà che è un'aggressione. Questo la professoressa Cattaneo e gli altri ancora non si sono esposti, e quindi non porto ovviamente massimo rispetto, attendiamo la stesura, ma la sensazione era difficilmente spiegabile in un'altra ipotesi. Si esclude la caduta. È un pensiero sicuramente comune, come finalmente si esclude Liliana fosse in quel boschetto, si trovasse nel boschetto da 22 giorni, che su questa terra, diciamo, da un punto di vista naturalistico non è compatibile. Per quanto riguarda, soprattutto, dobbiamo riferirci alla copiosa presenza ematica, ripeto, che quella è stata proprio contenuta nell'immediatezza di quello del quale è stato coinvolto Liliana, ovviamente, nell'immediatezza nei sacchi della spesa. La mia citazione sono le parole della professoressa Cattaneo, quindi quando ho detto una rima di frattura per i morte, è perché è la professoressa Cattaneo che ce l'ha riferita così, quindi è l'unica, ci ha parecchio descritto come l'unica anomalia dello scheletro, non ve ne sono altre, è una rima di frattura per i morte. I medici legali presenti, la lesione era tale da provocare dolore e impedire delle normali
commissioni. Questo è quello che i medici legali ci hanno ricordo che ovviamente è confermata al caso al 100% che la morte è per asfissia. Quindi molto probabilmente se Liliana è stata coinvolta in qualcosa perimortalmente, quindi nell'immediatezza della morte, aveva questa perdita ematica copiosa, quindi è stata rivestita la testa per trattenere il sangue, ovviamente. E lei purtroppo è morta anche lentamente, non so, mi immagino, per asfissia, per i sacchi. Sono in attesa della relazione del professor Vanin per concludere, quindi per ragionare anche sul fattore del post-mortem interval, che è sicuramente lo scoglio più grande, ovviamente. Quanto riguarda la nostra ipotesi, noi abbiamo, come sapete, parlato di una possibile ipotesi che Liliana sia stata conservata a basse temperature. Purtroppo a questo quesito, il fatto che il cadavere ci è arrivato quasi praticamente scheletrizzato ci ha impedito di fare lo SHAD, che avrebbe dato la risposta definitiva finalmente. No. Ma che bel castello Marcundiru di Rundello. Non è che il vento della Bora può spazzare via da Trieste le strane coincidenze che aleggiano intorno all'intricato caso della morte di Liliana Resinovic? No. Non può. Non è una, ma tante coincidenze che lentamente sopraggiungono. Il tempo è passato e piano piano quel vento del silenzio che si sperava silenziasse la vicenda non è arrivato con buona pace di alcuni protagonisti, di questo triste epilogo. Già. Perché, a partire dai testimoni sugli avvistamenti di Liliana Resinovic in vita, c'è un gran bel da dire. Iva la prima che disperatamente si fa avanti per dare la sua testimonianza prima che vada in onda il servizio di chi l'ha visto e che per coincidenza frequenta le saune. Poi la testimonianza della signora del Ferdinandeo arrivata, guarda caso, il giorno dopo la testimonianza di Iva e che guarda caso parrebbe sia cliente di Iva. Poi arriva la testimonianza di Ilaria con lunghe e snervanti descrizioni per avvalorare la sua testimonianza, ma anche qui sopraggiunge coincidenza. Vi sono legami stretti di conoscenza tra la famiglia di Ilaria e il marito della vittima. Infine, per il momento, l'ultima coincidenza, la Fincantieri. Già che c'entra la Fincantieri? Guarda caso, l'amico o parente che sia di Sebastiano, di Visintin, citato in questi giorni per gli oramai noti contatti telefonici del famoso 30 dicembre 2021 e proprietario di un centro di apicoltura. Con riferimento ai famosi semini gialli ritrovati sugli indumenti di Liliana, beh, lui e sua moglie, guarda caso lavorano alla Fincantieri e guarda caso anche la testimone P. Graziella che dice di avere visto e incrociato Liliana Resinovic all'altezza dell'ospedale maggiore di Trieste lavora. Anch'essa presso la Fincantieri. Non cominciano ad essere un po' troppe le coincidenze? Possibile che questi legami e coincidenze non siano mai state approfondite? Chissà per quanto tempo deve spirare il vento della Bora di Trieste perché in diversi possano tirare un sospiro di sollievo per chi ha compiuto un omicidio nella speranza di cavarsela e farla franca. E per chi in questi anni ha cercato vera verità e vera giustizia per Liliana e cerca pace nel dolore immenso di aver perso una persona cara e nel desiderio di sapere cosa sia veramente successo. E poi la grande assente Mara. Mai sentita a Sit. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.